Post-Covid, il sindaco di Vicenza presta nuove misure a sostegno delle attività economiche. Coronavirus, emergenza sociale, la protezione civile realizza la borsa della spesa per 1000 famiglie. Fase 3 anche a Campiglia, c'è crisi dopo l'epidemia, il sindaco invita a sostenere le piccole aziende. Cresce la rete delle piste ciclabili nel Vicentino, ultimo il tracciato tra la Riviera Berica e Torri di Quartesolo. Sono le immagini che sono state girate ieri 13 giugno, festa di Sant'Antonio a Padova. Una buona serata a tutti voi telespettatori, senz'altro in tantissimi avete seguito ieri la lunga diretta di Rete Veneta che ha portato nelle vostre case tutte le emozioni e tutta la forza di questa giornata di fede e di condivisione, possiamo definirla così. Abbiamo visto questa copertina con le immagini più belle della giornata. C'è stato davvero un vero e proprio boom di ascolti da parte di voi telespettatori che avete seguito Rete Veneta e davvero in tantissimi avete voluto vivere insieme a tutti noi questo momento unico, indimenticabile, questo 13 giugno 2020 che quest'anno ha assunto un sapore completamente diverso rispetto al passato. E allora riviviamo assieme la giornata di ieri. Una giornata di sole indimenticabile, intensa, emozionante, gioiosa, impegnativa, colma di fede. 13 giugno 2020, il giorno dedicato a Sant'Antonio, una festa che quest'anno ha assunto un significato ancor più forte, ancor più acuto, corale, vero, arrivata dopo mesi difficili, drammatici, dettati dall'emergenza Covid. E la conferma le centinaia di migliaia di persone che hanno seguito su Rete Veneta la diretta integrale, dal mattino alla sera, di tutti gli eventi che hanno caratterizzato le cerimonie dedicate al santo. Un boom di ascolti, vi mostriamo al proposito il grafico Auditel, vedete, Rete Veneta è segnata dalla linea blu, la sorella Antenna 3 da quella rossa, beh, è chiaro in quanti avete voluto essere partecipi di questo evento spettacolare che abbiamo ripreso, raccontato, spiegato, vissuto assieme a voi e portato nelle vostre case. E non possiamo che ringraziarvi per la fiducia che ci avete concesso. Tante tantissime persone che ci hanno seguito in streaming anche dall'estero, che hanno voluto esserci, quasi potessero sentire la forza e l'energia di Sant'Antonio. È stato un unirsi emotivamente e idealmente per riuscire insieme con una preghiera collettiva e spirituale ad attingere l'energia emanata dal santo, facendoci sentire tutti, chi era fisicamente sul posto e chi è stato presente attraverso la diretta di Rete Veneta, uniti in un grande abbraccio fraterno. Il santo sull'elicottero ha sorvolato la città, arrivando sui cieli di Vo, paese particolarmente messo in ginocchio dal coronavirus, con i ragazzi che hanno scritto con lettere viventi il nome del loro comune nel grande campo da calcio. Suggestivo l'arrivo all'ospedale di Schiavonia, toccante vedere i vertici della direzione dell'azienda sanitaria visibilmente commossi davanti al santo. Il piazzale della Basilica, nel cuore di Padova, invaso dai fedeli, mantenendo le misure di sicurezza. E davanti a loro la reliquia di Sant'Antonio che ha riscaldato i cuori dei presenti e di tutti voi che ci avete seguito sino alla fine. Un gran lavoro che la nostra squadra ha portato avanti magistralmente. Insieme a voi, cari telespettatori, siamo stati testimoni di un momento che non potremo mai scordare.
La benedizione di Sant'Antonio è stata come una carezza che abbiamo avvertito tutti, indistintamente, anche chi non è particolarmente credente. Una carezza che è arrivata dopo tanta sofferenza per molti, quasi a dire: forza, insieme ce la possiamo fare. C'è proprio da dire che è stata una giornata particolarmente densa di emozioni, di fortissime emozioni che ci ha regalato Sant'Antonio, che ci ha regalato tutto questo lavorare e stare assieme per un'intera giornata. Quindi davvero ringraziamento ancora una volta va a voi telespettatori che ci avete seguito e insieme abbiamo vissuto questo momento davvero indimenticabile ed emozionante. Adesso invece siamo al report di Azienda Zero per vedere un po' le variazioni che interessano i nuovi casi positivi, se ci sono Covid-19. In realtà non risulta alcun caso, nuovo caso positivo, questo zero, 19.219 i tamponi positivi in totale, 847 sono le persone in isolamento domiciliare, questo numero che cala di volta in volta. Andando in ospedale andiamo a vedere la situazione in area non critica e in terapia intensiva. Beh, due belle notizie decisamente, perché c'è una persona in meno per la terapia, per l'area non critica, 271, zero persone in terapia intensiva, restano 13 dunque, nessuna variazione, così come per fortuna rispetto a questa mattina non si è verificato alcun decesso, quindi anche questo è un dato decisamente importante. Ecco, all'ospedale non si è risultato alcun decesso, 1411 restano le persone che sono decedute dal 21 febbraio ad oggi. E invece adesso il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, alla fine della settimana ha tracciato un po' il bilancio che interessa il contagio Covid. Un bilancio sicuramente positivo dal punto di vista sanitario, quindi non ci sono contagi, le terapie intensive si sono finalmente svuotate. Una settimana storica per il Veneto. Per la prima volta, martedì 9 giugno, si sono azzerati i malati Covid nelle terapie intensive di tutta la regione. Un segnale importante, c'è profumo di ritorno alla normalità anche a Vicenza. Si torna a una normalità che aspettavamo da tempo, adesso si tratta però di vivere con attenzione e precauzione tutte le misure che ci sono state date rispetto alla sicurezza, quindi al distanziamento, all'utilizzo delle mascherine. Quindi da questo punto di vista un risultato positivo e speriamo che quest'estate si possa ripartire pienamente e poi da settembre finalmente anche le scuole tornino ad essere vive e piene di ragazzi e ragazze. Purtroppo però l'economia resta malata, ha bisogno di ossigeno, di investimenti, di aiuti dal governo. Palazzo Trissino fa la sua parte, ha congelato il pagamento delle imposte comunali e la Giunta ha previsto orari più flessibili per gli artigiani e plateatici più larghi per i locali. Stiamo lavorando per aiutare le nostre famiglie e le nostre imprese, dando loro servizi e andando loro incontro con misure che prenderemo anche nelle prossime settimane per aiutare soprattutto le attività riprese, soprattutto quelle che sono state chiuse nel periodo di lockdown. E quindi presto presenteremo ulteriori misure economiche a sostegno delle attività produttive vicentine. Intanto finito l'allarme sanitario per quanto riguarda Covid-19, resta comunque l'emergenza sociale. Il Comune di Vicenza sta facendo davvero di tutto per venire incontro, aiutare concretamente le famiglie in difficoltà. Cassette una in fila all'altra, patate, insalata, pomodori. No, non siamo al mercato ortofrutticolo, ma al magazzino comunale di Vicenza di via Frescobaldi, dove la protezione civile da alcuni mesi a questa parte prepara quelle che sono delle vere e proprie spese destinate alle famiglie in difficoltà, prima per il Covid-19 ed oggi anche a finita emergenza sanitaria. Andiamo a fornire tutti il cibo, in particolare gli alimenti primari, con delle consegne che sono dalle settimanali, quindicinali o ogni 3 settimane in funzione del numero dei nuclei familiari di componenti. 1.000 famiglie, 3.000 persone che settimanalmente vengono rifornite non solo di beni di prima necessità ma anche banalmente di sapone o detersivi. Ma come si compone il pacco base? Abbiamo il pacco base che è fatto di tutti i beni a lunga conservazione, quindi pasta, riso, olio, sale, scatolame vario, al quale vengono aggiunte tutte le eccedenze alimentari dei supermercati nel fresco giornalmente quando consegniamo. In più c'è un pacco di quelle che noi chiamiamo i dolciumi, quindi tutti i beni che sono superflui nella necessità però possono dare un po' di conforto, e una cassetta di frutta e verdura che puntualmente ogni mattina viene fatta
prima della consegna. Una situazione che a tutt'oggi non sembra avere ancora una soluzione e tante famiglie faticano a risollevarsi. La situazione è molto difficile per molte famiglie, ma soprattutto perché c'è una fetta di questa molto importante che sono le nuove famiglie in difficoltà, quindi persone che magari non hanno ricevuto nessun aiuto dallo Stato, che aspettano ancora le casse integrazione, perché questo è il problema più grande. Lo Stato non c'è, non è ancora arrivato come doveva arrivare e ci sono famiglie che fino a qualche mese fa erano famiglie normalissime, tranquille, che facevano la loro vita, che adesso sono in grave difficoltà economica, a tal punto da non riuscire a fare la spesa. E siamo andati a Campiglia dei Berici, abbiamo parlato con il sindaco per cercare di capire cosa preoccupa di più i primi cittadini, soprattutto dei piccoli comuni, in questa fase 3. Questa fase 3 che si apre speriamo sia abbastanza, come dire, corta in termini di tempo, però purtroppo insomma, le prospettive non sono delle migliori. Ci presenta dei casi problematici sicuramente nel nostro paese, nel mio paese, ma come in tutti i paesi della zona. Le famiglie che si sono avvicinate al comune per cercare un aiuto sono state numerose, circa il 10% della popolazione, delle famiglie. Anche a Campiglia dei Berici la situazione economica è drammatica per molte famiglie che prima della pandemia potevano vivere invece una dignitosa quotidianità. Tante le coppie dove entrambi i genitori lavoravano improvvisamente si sono ritrovate a casa. È questo l'aspetto saliente che di più preoccupa il primo cittadino nella difficile fase delle riaperture. È in particolare la tenuta delle aziende medio-piccole, di cui è principalmente composto il tessuto imprenditoriale di Campiglia, ad essere un caposaldo che va garantito con tutti i mezzi possibili. C'è la necessità di fare una riunione anche tra i sindaci dell'area per poter capire come procedere insieme con azioni concrete, con azioni pratiche per aiutare soprattutto le piccolissime aziende che adesso in questo momento stanno davvero soffrendo a superare questa fase e a cominciare a ripartire. È un lavoro che deve essere fatto di squadra e in questo senso appunto dobbiamo ritrovarci come amministratori per porci insieme al fianco degli imprenditori. La cronaca ci porta a Cogollo del Cengio, ferito in un incidente stradale un motociclista di 26 anni. Cogollo del Cengio, Centauro cade dalla moto che si incendia subito dopo, momenti di paura ieri sera, lungo l'SP349 tra il primo e il secondo tornante, il motociclista, un 26enne di Tiene, soccorso da un vigile del fuoco fuori servizio, è rimasto seriamente ferito e trasportato all'ospedale di Sant'Orso. I pompieri di Schio hanno spento il rogo che ha distrutto la moto, pare che a causare l'incidente sia stato un animale che ha attraversato la strada all'improvviso facendo così perdere il controllo del mezzo. Ed è un momento molto difficile soprattutto per i gestori di agriturismo che chiedono un intervento efficace e forte. Negli agriturismi il calo delle presenze nel ponte del 2 giugno scorso è stato dell'80%, ma la situazione attuale sta lentamente migliorando secondo i dati forniti dalla Coldiretti. Il ritorno dei turisti, soprattutto nostrani, era fortemente atteso dagli operatori. La fase post-Covid è iniziata anche in campagna, dove per incoraggiare i turisti si è visto il fiorire di proposte originali come l'agri aperitivo tra i filari di viti o chi fornisce il kit completo per le grigliate. In campagna, infatti, il distanziamento naturale e la salubrità sono il punto di forza in prossimità delle riaperture dei confini regionali. Anche nel Vicentino a pesare è il calo della domanda interna, visto che la quota annuale degli stranieri che pernottano nelle campagne è di circa il 60%. Hanno pesato le cancellazioni forzate delle cerimonie religiose, cresime, battesimi e matrimoni, ma anche le attività delle fattorie didattiche. Servono manovre più decise per sostenere il settore, secondo Coldiretti, che in caso contrario prevede perdite vicino al miliardo di euro nel 2020. Situazione migliore invece per quanto riguarda le malghe in montagna, che hanno riaperto in sicurezza, registrando fin da subito una buona affluenza. Intanto cresce la rete delle piste ciclabili in tutto il territorio del Vicentino.
Come Comune di Vicenza, grazie anche alla collaborazione dei comuni contermini, Comune di Caldogno, Comune di Creazzo, Comune di Torri di Quartesolo, stiamo portando avanti altre progettualità per nuove piste ciclabili, delle vere e proprie autostrade e delle bici che porteranno le bici dalla periferia fino al centro città. Investimenti importanti che servono al futuro della città e servono anche e soprattutto per una mobilità sostenibile. La rete delle piste ciclabili in provincia di Vicenza è in costante aumento. Negli ultimi 5 anni addirittura si è assistito ad un aumento esponenziale del numero di progetti e di opere realizzate. Ultimo in ordine di tempo il progetto del tracciato che collega la Riviera Berica con Torri di Quartesolo. È il primo tratto del percorso PR che raggruppa 6 comuni, uno anche della provincia di Padova, un anello che intercetta anche la Treviso Ostiglia. 200.000 euro il finanziamento per la progettazione messo in campo dalla provincia. Un importante progetto, grazie al contributo della provincia, realizziamo un tratto ciclo pedonale che correrà sull'argine dell'Astichello, si staccherà all'altezza di Businello, passa sotto l'autostrada e riesce nel comune di Torri di Quartesolo, dove poi proseguirà con le ciclabili di Torri di Quartesolo. La provincia sta da anni investendo molto sul cicloturismo, noi vogliamo naturalmente proseguire in questa direzione, siamo la Casa dei Comuni e sta lavorando su una rete di ciclovie su tutta la provincia con investimenti importanti. Certamente spingi di più sulle due ruote, a mio parere anche non solo le due ruote ma anche quei spostamenti fra paese e paese, perché vedo che la frequentazione è oltre l'80% a piedi, per cui è una ciclovia, ma le ciclovie vengono utilizzate molto in loco. Il circuito ancora nazionale, o partiamo pure dal sovracomunale, sovraprovinciale, secondo me deve essere ancora perfezionato con questo tipo di intervento. E prima dei saluti ricordo alle 21.15 non perdete il documentario Nel cuore del Santo dedicato proprio alla Basilica di Sant'Antonio il giorno dopo la festa dedicata al Santo. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana e ancora il vortice instabile non accenna ad abbandonare il nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 15 giugno. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso con precipitazioni insistenti e significative su tutta la nostra regione, specie a partire dal pomeriggio. Fenomeni in attenuazione entro la nottata. Temperature in lieve calo, minime tra i 16 e i 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 24 gradi all'incirca. Lunedì con un tempo molto instabile anche a Vicenza, in città ma anche in provincia nel dettaglio sarà una giornata contrassegnata dalla presenza di un cielo coperto, avremo anche precipitazioni sparse e intermittenti e le temperature risulteranno infine in diminuzione. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene.